Cioè, impostando il percorso emozionale sul navigatore mi fa fare questa strada. Complimenti al mio navigatore. Buongiorno amici e amiche biker, benvenuti e finalmente bentornati sul mio canale. Io sono il vostro amico Hollywood e dico finalmente perché, come avete potuto notare, non si tratta di un tutorial, ma siamo tornati a motovloggare. Motovloggare dopo un piccolo stacco invernale dovuto, diciamo, per fare un po' di manutenzione sulla moto e perché faceva effettivamente fin troppo freddo per riuscire a fare i giretti qua vicino. Qui dietro di me c'è la mia zavorrina, è vero che voi non la vedete, ma io la sento. Sì. No, vabbè, è esagerato adesso. Cioè, boh. Ma perché ci fa queste strade? Sì, ma quanto dura sto coso? Ma è troppo lungo. Cioè, dove cazzo ci sta portando? Però, oddio, c'è scritto eccetto autorizzati, eh. Beh, io sono autorizzato. Later. No, tu mi stai menando. No, no, tu mi stai tirando i pugni. Bene, siamo praticamente arrivati. Ci è voluto un attimo. Avevo un soffio, un'accelerata e eravamo già qua. Porca troia! Bella! Ma ti dobbiamo trovare l'hotel! Ma non lo troviamo così? No! Come no? Vai nella zona ZTL! Lui mi porta in centro, eh! Hola! Sì, andiamo domani mattina se vuoi a fare il giro là. Oh, non dire cose che non sai. No, Fiorine, che è quello paese di prima. Fiorino un cazzo. 200 metri. No, a zigozago. Allora andiamo avanti, girando dentro. No, guarda la via. Scemo. Scemo. Imposti la via. Imposto la via. Eh no, vedi, è indietro. Tu che cazzo hai visto il Conad? È indietro. Percorso emozionale. Però questo lo faccio io. È su di là. Panego. No, ho sbagliato. Sì, ma che strade di merda, eh. No, qua chiusa mi dice di andare, ma io non lo so. Sei antipatica. Sei antipatica. Secondo te entro a fuoco. È quassù. Però è senso unico. Mi dice di entrare qua, ma è senso unico. È contromano. Sì, ma che via di merda. Room tour. Questo è il bagno, bellissimo. Poi la cameretta molto figa. Il lettino. Non ho capito perché mi inquieta questa cosa. C'è il telecomando impacchettato. Ci sono io allo specchio. C'è l'armadietto serio. Questo è quello che si dice un minibar. Ciao, oggi è la Zavorrina che vi parla e siamo arrivati a Clusone, cittadina della Val Seriana in provincia di Bergamo. Siamo a un'altitudine di 648 metri sopra il livello del mare e siamo in questo momento nella piazza dell'orologio planetario, costruita nel 1583 da Pietro Fanzago, matematico, fisico e astronomo. Come si può notare, l'orologio non rappresentava solo i secondi, i minuti e le ore, ma rappresenta anche gli equinozi, i solstizi, le fasi lunari, lo zodiaco. È molto bello e affascinante per gli affreschi costruiti intorno, disegnati intorno ad esso.
ci sono 8 teste alate che soffiano verso l'interno, cioè verso la terra. Le teste alate rappresentano la rosa dei venti, ossia i venti principali. Come si può vedere, ci sono 2 cerchi concentrici all'esterno con un diametro di 3 metri circa e mezzo, rappresenta appunto l'orologio classico, quindi con un andamento orario, e mentre il cerchio all'interno rappresenta le fasi lunari, le costellazioni e lo zodiaco, e aveva un andamento antiorario perché si pensava all'epoca di farlo in base a come sorgeva il sole, quindi all'andamento del sole da ovest ad est. La città è diventata città nel 1883, prima era solo un feudo. Clusone è chiamata anche la città dipinta per i suoi molteplici affreschi che si possono trovare in tutta la città. In particolare si possono vedere alle mie spalle sul Palazzo del Comune. Se venite a Clusone non potete perdervi anche una visita all'Oratorio dei Disciplini, costruito nel 1350. È famoso in gran parte del mondo per i suoi affreschi, soprattutto per l'affresco sulla facciata principale che è proprio di fronte alla Basilica della Vergine di Clusone. I suoi affreschi hanno come tema principale e comune la morte, e nell'affresco principale, diviso in 3 registri, si può notare benissimo in alto il trionfo della morte, nella parte intermedia la danza macabra e in quella sottostante, che purtroppo nei giorni d'oggi è molto rovinata, il giudizio universale. La danza macabra è famosa soprattutto per il fatto che dipingevano teschi intervallati da gente appunto comune, in carne ed ossa, e dimostrava il fatto che la morte non risparmiava nessuno. Una curiosità della danza macabra è che la si può trovare in un videogioco, in The Witcher 3 Blood and Wine. Bene amici, di nuovo in sella, rieccoci ripartiti da Clusone, siamo ancora in Clusone. Angolo delle curiosità, è il weekend di San Valentino, questo è il primo giro da sposati che facciamo. Ieri, il giorno in cui siamo arrivati, è stato lo stesso giorno, anni fa, in cui ho comprato questa moto. Ulteriore curiosità, il primo giro che abbiamo fatto con questa moto, quando l'abbiamo comprata, è stato proprio a Clusone, qui dove siamo venuti oggi. Ci sarà uno sviluppo interessante sul canale. Siccome non voglio fare sempre i soliti video, adesso ho cercato di variare un po' i motovlog aggiungendo un po' di tutorial. Ho visto che vi stanno piacendo, più che altro vi stanno tornando utili, quindi mi piace aggiungere anche questi tutorial. Se vi viene in mente qualcosa di cui io debba parlare, chiedetemelo pure, perché se ne ho la possibilità, ben venga. Altra novità abbastanza succulenta, voglio introdurre un nuovo tipo di video, non solo in moto, ecco, volevo aggiungere qualcosa di un po' diverso. Fatemi sapere intanto nei commenti se vi piace l'idea. Poi più avanti vi presenterò con un video l'idea. Non so come spiegarvelo perché non vorrei spoilerarvi nulla, e qualsiasi cosa dico potrebbe partire lo spoiler, quindi facciamo così, ne riparliamo più avanti. Sappiate che ci saranno non dei cambiamenti, perché rimarrà tutto uguale, ma delle implementazioni. Bene amici e amiche biker, direi che per oggi è proprio tutto. Spero che questo video un po' più culturale vi sia piaciuto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, e per ora vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche e lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Alla prossima! Creato da Pietro Sonzaga. In provincia di Bergamo. Si è girato perché ha detto ciao. C'è il radiorificio, se vuoi. Da Pietro Fanzago. E non mi ricordo più. Eccoci arrivati a Clusone. No. Vaffanculo, porca. Non ce la faremo mai. Una particolarità, una curiosità della danza costruito nel 1350 è particolare. No. 3, 2, 1. Vai.